L'idea nasce dalla storia di Mamma e Baby Latte, racconta la Dai dell'Arcuri. Il libro ci sarà presentato a scuola e parla di una bambina ebrea salvata da Teresa. Quindi abbiamo pensato di raccogliere una testimonianza simile del nostro territorio. Siamo per compiere un lungo viaggio. Destinazione Ponzano, anno 1943. Siamo arrivati dal lato all'acqua, a Torre da Tiberina. Siamo a casa della signora Simonetta, che ci accompagnerà nel nostro viaggio. Che ricordi ha nel periodo della guerra? Come si viveva in quel periodo? A Roma noi non ci andavamo più. E mio padre, che doveva andarci per lavoro, andava in bicicletta. Aveva una bicicletta con la cartella, con i documenti dei lavori che doveva fare, messa sulla canna, e andava a Roma in bicicletta. Andava la mattina e tornava la sera in bicicletta. Poi dopo non c'era la benzina, quindi anche se avevi la macchina non sapevi dove andarci, e quindi l'unica cosa era la bicicletta. Oppure i cavalli, perché in quel periodo sono rivenuti fuori i calessini col cavallo. Io sono andata in collegio il primo anno, che era il 44, fino alla stazione in bicicletta, papà sulla canna mi ha portato. Poi siamo passati dentro l'acquedotto. Avete visto lì, appoggiami il tetto, c'è sopra dove passa il peschiera. Allora, l'acquedotto era già stato fatto, però non era stato ancora inaugurato. Quindi si salivano delle scalette, si passava dentro i tubi, perché i tubi enormi ci sono là dentro, cioè mio padre, che era alto, ci stava dritto, si riscendeva dall'altra parte, e di là c'era un conoscente di mio padre che stava col calessino e il cavallo. E sono andata in collegio a Poggio. In collegio eravamo 40 bambine, ce n'erano anche dei paesi vostri, c'erano di Forano, c'erano di Stimigliano, c'era di tutta questa zona qui intorno. Chi aveva l'età per andare a fare le medie è finita a Poggio Mirteto, perché andare a Roma era un problema. Le ferrovie erano tutte disastrate. Le strade avevano i ponti, non i ponti grandi, il ponte qui era saltato in aria, quindi si passava con il traghettino che correva su un filo, un barcone. C'erano state le sanzioni da parte dell'embargo, come si dice adesso, da parte delle altre nazioni, e quindi molte cose che non erano prodotte in Italia o nelle colonie italiane non c'erano più, compreso il tè. Anche il caffè, perché si faceva il caffè d'orzo, il caffè anche con altre, di ceci, di fagioli, si seccavano, poi si passavano, si andava dalla sarta. I genitori compravano la stoffa, poi andavano dalla sarta che ti faceva il vestito, e noi ragazze portavamo le gonne a pieghe, e le gonne ai pantaloni no, assolutamente, le bambine ai pantaloni no. Noi abbiamo cominciato a portarli a 13-14 anni, e qui a Torrita facevamo scandalo. Si mangiava soprattutto quello che c'era nel territorio in quel momento. Cioè non c'era il mercato dove trovi adesso, trovi le melanzane o i peperoni d'inverno, adesso vai al mercato e compri in tutta la stagione, ti puoi levare qualsiasi sfizio. Allora, non solo, già nei mercati anche a Roma non c'era tutta questa scelta, ma nei paesi si mangiava quello che producevi, tu o il tuo vicino. Cioè tu magari avevi i finocchi e quell'altro aveva messo i broccoletti, ma si mangiava quello che c'era, non solo. Ma mentre le verdure nei paesi, appunto, c'erano gli orti, per quanto riguarda il pane, la carne, il riso, il caffè, c'era la carta non aria, ogni persona aveva la sua. Quando si andava a fare la spesa, il negoziante tagliava il bollino, prendevano tutti i bollini per tutto il mese, ogni mese te ne davano una. E quando tu avevi finito il bollino del pane, se ne avevi mangiato più di quello che ti spettava, stavi senza pane. A meno che non avevi un conoscente, un amico che ti regalava un po' di farina e ti facevi il pane. Ma quello sempre un po' sotto, perché la farina, il grano si sarebbe dovuto portarli all'ammasso, cioè in un posto dove si raccoglieva e poi veniva ridistribuito con la tessera non aria. Allora chi faceva il grano ne portava 5 quintali all'ammasso e 3 li nascondeva, e ci faceva il pane e lo regalava a un amico. Tutti stavamo in queste condizioni. Come avete vissuto l'esperienza della guerra? Noi avevamo la fortuna, io e i miei fratelli, che in casa erano antifascisti, quindi erano contro la guerra, non piacevano i tedeschi neanche quando eravamo alleati, quindi sapevamo che era una guerra sbagliata, sapevamo che la stavamo perdendo, e quindi
in un certo senso, poi a ripensarci non sono più d'accordo, ma facevamo il tifo per quelli che bombardavano. A scuola eravamo pieni di patria, fascio, vinceremo, però in casa invece era tutto un altro ambiente. Noi fino a che non sono venute le leggi razziali non ci chiedevamo se uno era ebreo o non era ebreo. Poi le leggi razziali prima della guerra sono venute, per cui non potevano andare a scuole pubbliche, gli ebrei non potevano insegnare e metà degli insegnanti universitari e professori universitari erano ebrei. Non solo, ma le famiglie ebree che avevano una donna di servizio ariana, che allora si chiamava così, non potevano averla. Quindi le donne di servizio non potevano più lavorare in una famiglia ebrea. Per tutte queste cose, per la guerra, per le persone che conoscevamo, che anche quello che stavano morendo in Grecia, noi in famiglia abbiamo avuto due che avevano uno 24 anni e uno 22, che erano morti in questa guerra assurda. In quel periodo come facevate a sapere le notizie che accadevano nel paese? Soprattutto con la radio, perché i giornali c'erano, non tanti come adesso, c'erano i giornali ma li leggevano soprattutto i grandi, soltanto che la radio era un po' di regime, quindi ti raccontava le cose che volevano che tu credessi, non ti raccontavano tutto. Però allora c'era qualcuno che veniva da Roma e ti raccontava che cosa era successo, qualcun altro che scriveva sui giornali clandestini, che però giravano soltanto nelle case dove c'erano degli antifascisti. Nei paesi c'era un telefono nei luoghi pubblici, cioè nel bar, o magari ti scriveva il fratello, il figlio, il cugino che stava in guerra e ti diceva no, non è vero che abbiamo vinto, però anche quello, la posta dei soldati veniva controllata, per cui tu di una lettera lunga una pagina, metà era cancellata con una riga nera, per cui caro papà, cara mamma, io sto bene, poi tre righe nere, e poi spero di altre righe nere, perché se c'erano delle cose che potevano farti capire che le notizie che ti davano per radio non erano esatte, venivano, cioè la posta veniva tutta letta dei soldati, e quindi le notizie le avevamo dalla radio, ma insomma per quello che valevano. Lei in quel periodo aveva degli amici ebrei? Sì, due bambine che stavano a Ponzano con la mamma ed erano ospiti di una famiglia che conoscevamo e non potevano andare a scuola perché erano ebrei. E una aveva la mia età e una aveva l'età di mia sorella e quindi venivano a casa nostra per fare i compiti, perché loro avevano continuato a casa giustamente a studiare, no? Facevano, mi pare, la quarta e poi la quinta. Poi dopo è finita la guerra, nel 1944 è finita la guerra e loro sono tornate. Poi non l'ho vista più. Non erano da Roma, non so neanche da dove venissero. Anche perché allora tutto il paese sapeva che queste due bambine erano ebree, non fosse altro che non andavano a scuola. Però nessuno, perché c'è stata gente che ha fatto la spia. Allora sono stata contenta di avere delle amiche, però non ero molto consapevole di tutto l'insieme, capito? Sapevo delle leggi razziali, sapevo di queste ingiustizie degli ebrei, però non sapevo che ospitarle poteva essere un rischio per loro e anche per chi l'ospitava. Non lo sapevo allora, ovvero sia, non lo volevo sapere. Però devo anche ringraziare la famiglia che avevo, cioè, perché noi questo l'abbiamo fatto, ma perché mia madre o mio padre, cioè, possono esserci stati altri genitori che hanno detto sì, cercate di aiutarle, però farle venire a casa forse è un po' rischioso, perché se qualcuno fa la spia. Qui a Torrita c'era un altro ebreo che si chiamava Angelo della Rocca, che era invece grande ed era ospite di un'altra famiglia, non nostra. E spesso veniva a mangiare da noi, sai che gli ebrei non mangiano maiale come i musulmani. E c'erano sempre questa pasta all'uovo, i cappelletti, i ravioli, le cose. Allora un giorno mi ha chiesto, dice, ma non c'è il maiale nell'interno dei cappelletti? E c'è il maiale perché c'è la mortadella. Allora mia zia, che era quella che gli era più amica, dice, no, Angelo, non c'è il maiale, se no non te lo farei mangiare. E quindi lui si è mangiato un bel piatto di cappelletti in brodo. Io che avevo appunto 9-10 anni, ero molto rigida, e dopo ho detto, senti zia, io non ti ho detto niente davanti ad Angelo, ma il maiale c'era. E allora mia zia mi disse, che mi è rimasto poi sempre, dice, senti, lui non ha fatto nessun peccato verso il suo Dio, perché non lo sapeva che c'era il maiale. Io gli ho detto che non c'era, quindi lui col suo Dio sta a posto. Il mio Dio, se Angelo mangia il maiale, non gliene importa niente, perché il Dio cristiano non gliene importa niente,
E quindi stiamo a posto tutte e due, e lui perlomeno si è mangiato tutto il piatto di cose. Appena finita la guerra queste cose si conoscevano tutte, finivano sui giornali, anche perché c'erano i racconti di quelli che si erano salvati, perché magari qualcuno ariano li aveva fatti entrare in casa a rischio della vita. E non so, a Ponzano io non lo sapevo allora, l'ho saputo dopo, ma c'era il convento di San Sebastiano, che adesso poi non è più neanche convento perché i frati non ci stanno più, e i francescani avevano due o tre ebrei che quando i tedeschi li nascondevano nel campanile. Ecco, normalmente in questi paesi nessuno ha fatto la spia. Sono mai entrati dei tedeschi in casa sua? A Ponzano no. Una volta noi avevamo una specie di orto e andavamo a prenderci le verdure. Una volta c'erano dei tedeschi che stavano lì vicino, uno venne, prese mia sorella più piccola per la mano e se ne andava, al che mio padre, che stava lì, è andato, sai, tedesco che si porta, no, invece la voleva portare a mangiare la minestra, perché pensava che avessimo fame, come molti avevano fame. Qui c'era una SS, uno, che venivano a cuocersi un uovo, lui o un altro, nella cucina di casa nostra. Questi tedeschi entravano in cucina e chiedevano se potevano cuocere qualche cosa. Siccome poi avevano anche dei prigionieri americani scappati che stavano in un terreno qui, la notte, qualche volta venivano a mangiare un po', siccome sbevazzavano, si sentiva che erano inglesi americani. E in cucina c'erano i due tedeschi e dall'altra parte della casa c'erano gli americani che cantavano, tra l'altro. In mezzo c'è una stanza dove c'era il pianoforte, che ancora sta qui, e a noi bambini ci dicevano: andate a fare rumore, e lui col pianoforte sopra a fare gazzarda per non farli sentire. Ha un ricordo piacevole del periodo della guerra? Di ricordi belli, siccome appunto si era bambini, ce ne sono tanti. Per esempio uno abbastanza divertente, noi nell'abbazia di Sant'Andrea in Flumine, allora c'era un contadino che abitava lì e che aveva le mucche, per cui andavamo a prendere il latte, e noi andavamo da Ponzano fino laggiù, che è una bella passeggiata, con la bottiglia del latte, e ogni tanto incontravamo, allora sul Tevere c'erano dei barchini con i tedeschi che facevano su e giù, adesso io non so esattamente che cosa volessero, che cercassero, però facevano giù sul fiume, forse facevano una specie di controllo. Ogni tanto lasciavano il barchino e arrivavano a prendersi pure loro il latte. E noi un giorno abbiamo visto due bei ragazzi, tutti con gli stivali a mezza cosa, il pugnale dentro, che venivano e si prendevano il latte. E noi lì eravamo tra il divertito e l'impaurito, anche perché non sapevamo bene che cosa avrebbero detto. E noi ci prendevamo il nostro latte e piano piano tornavamo a casa. Poi ogni tanto andavamo al fiume e non dicevamo niente a casa, perché il Tevere allora non era così alto, che non c'era la diga, e quindi a ogni curva c'era una spiaggia. Noi andavamo su queste spiaggette, l'acqua all'inizio era bassa, avevamo una paura dell'acqua tremenda, perché il fiume poi non è facile, non è il mare, però andavamo lì, non avevamo costumi da bagno, per cui ci mettevamo in mutande e facevamo il bagno. In mutande, poi con le mutande bagnate, e ci rimettevamo la gonna, perché i pantaloni. E tornavamo dalla pianura, cioè dal Tevere, tornavamo a Ponzano, sempre a piedi, con la bottiglia del latte, col cestino delle more. Siamo quasi giunti al termine del nostro viaggio. Ci salutiamo con un'ultima domanda e con la relativa risposta. Qual è stato l'episodio che l'ha colpita di più durante questo periodo? Sicuramente, personalmente, anche perché quella volta la FIFA è stata ancora più grande, quando, scappando i tedeschi, c'è stato qualche genio che al bivio tra Ponzano e Filacciano, che è un altro paese che forse voi vedete da là, passava una delle ultime camionette con due ufficiali, li hanno presi, li hanno derubati e li hanno buttati in un pozzo, uno non era neanche morto. Siccome i tedeschi si stavano ritirando, gli americani stavano arrivando, si è sparsa la voce che i tedeschi avevano fatto, che o veniva fuori chi era stato a commettere questo delitto, oppure avrebbero bruciato tutti e due i paesi.
Allora, tutti gli abitanti di Bolzano hanno messo i malati, gli infermi sui carretti, perché appunto le macchine non c'erano più, i materassi, le cose, e sono andati intorno, nella campagna intorno. Mio padre invece, che aveva sentito i carri armati sul solarte degli americani, ha detto: i tedeschi non tornano indietro qua per bruciare un paese. Dove andiamo? Stiamo a casa. Eravamo quattro bambini, mamma e papà. E stavamo affacciati a vedere questo esodo, e poi alla fine, sai, il paese morto, non si vedeva un'anima viva. Però io, che avevo 10 anni, cioè mi fidavo di papà, 10 anni ti fidi di papà. Dico, se papà dice così, però il rischio che tornassero indietro e bruciassero il paese, e noi stavamo lì, era grosso. Poi la sera siamo andati nel solito orto dove c'erano le verdure, e è spuntato qualcuno da dietro le siepi dicendo: ma sono venuti i tedeschi? No, non sono venuti. Allora piano piano a mezzanotte erano rientrati tutti, ed è stato un pomeriggio, ecco, per più paura dei bombardamenti.